Professore, qui oggi per raccontare quello che fa Emergenza Sorrisi al Senato, una platea internazionale con gli ambasciatori di tanti dei paesi in cui Emergenza Sorrisi opera, per presentare un docufilm che racconta dal di dentro una delle vostre missioni. Sì, questo è, diciamo, il progetto che noi presentiamo che dura ormai da più di 10 anni, di supportare i medici locali, di fare formazione. Il docufilm che abbiamo realizzato appunto insieme a Consulcesi racchiude questi 10 anni di attività, racchiude quello che è l'attività di formazione noi facciamo nei paesi con minori risorse, ma racchiude anche quello che è il supporto e la trasformazione dei medici italiani che partecipano a queste missioni. Da M con la come lettera normale diventa una M con la M maiuscola, come io dico sempre, cioè diventano dei medici veri che poi sono disponibili anche nei confronti dei loro pazienti qua in Italia in maniera completamente diversa. Questo docufilm quindi rappresenta il percorso di un medico giovane da casa fino a partecipare e operare dei bambini con deformità del volto e il suo ritorno qua in Italia e la sua trasformazione. Ecco, Emergenza Sorrisi abbiamo sentito, diciamo, è parte di una rete che fa parte anche l'Istituto di Cooperazione Internazionale, le ambasciate. E quanto è difficile, diciamo, organizzare queste missioni, andare anche in paesi con la guerra? Lei raccontava che le dicevano: ma venite da noi, ma è complicato, insomma, è una situazione difficile, ma voi non vi spaventate. Sì, diciamo che è tutto un sogno che si realizza, ogni missione è un'avventura. L'avventura che poi si trasforma in qualcosa di concreto, un progetto, perché ritornare sempre negli stessi paesi, creare nei paesi dove siamo la stessa organizzazione gestita localmente e mettere d'accordo tante esigenze, quella della sicurezza, quella della professionalità, quella di organizzare i materiali, di creare la raccolta fondi adeguata per portare avanti questo progetto. Sono tante attività che all'interno di una capacità organizzativa di tutta un'equipe di Emergenza Sorrisi si concretizza poi con rapporti anche di grande affetto con gli ambasciatori, con rapporti di grande affetto con le istituzioni, di rapporti di stima reciproca con le persone che in qualche modo poi desiderano partecipare a questo grande progetto, anche fornendo materiali, fornendo supporto economico. Quindi è quello che in pratica è un progetto di vita per tutti quanti.